un anno di distanza dall'avvio del progetto di pianificazione strategica, la provincia di Roma ha presentato un documento redatto dal Comitato Scientifico e un sito web www.capitalemetropolitana.it dedicati allo sviluppo del territorio. La presentazione è avvenuta in un convegno presso la sala del Consiglio Provinciale a cui il presidente Nicola Zingaretti ha invitato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e i rappresentanti del mondo delle imprese, dell'università e del sindacato. Nelle prossime settimane, ha dichiarato Zingaretti, promuoveremo un concorso di idee di livello europeo per elaborare progetti su ciascuno dei 5 assi del documento. Ed eccoli i 5 asset su cui il presidente della provincia ha lanciato la sfida della pianificazione: un ambiente pulito, uno sviluppo intelligente, un territorio organizzato, una cultura innovativa e una società unita. Tramite lo spazio web, inoltre, ha spiegato Zingaretti, ogni cittadino potrà partecipare e condividere il progetto. Oggi noi abbiamo lanciato una grande sfida, rendiamoci conto che ormai la nostra vita è totalmente interdipendente dell'area metropolitana, ora dobbiamo anche fare in modo che le infrastrutture, la cultura, il lavoro, gli investimenti prendano atto di questa novità. Il sito è in rete e contiene non solo i documenti, ma io credo che contiene degli strumenti fondamentali per lavorare, sia che sia impresa, che sia amministratore, perché abbiamo messo dentro questo sito tutti i dati della vita sociale, culturale, produttiva, demografica del nostro territorio ed è lo strumento più avanzato di conoscenza, di studio e di approfondimento del territorio dell'area metropolitana. E anche questo è un modo per governare bene, moderno, per governare bene, un modo all'avanguardia perché, affinché gli atti di governo siano legati a quello che è utile al nostro territorio e quindi è uno strumento che io mi auguro venga visitato dal più alto numero di imprese e di persone possibili. Nel suo intervento il sindaco Alemanno ha proposto di realizzare una cabina di regia per coordinare il progetto strategico della provincia con il piano di sviluppo di Roma che sarà presentato nella 2 giorni dedicata agli stati generali della città. Io credo che la pianificazione strategica sia il futuro della nostra città e dei nostri territori. È un momento molto importante, l'importante è che la provincia e Roma Capitale contemporaneamente stiano lavorando su questo tema. Ho proposto una cabina di regia che mette insieme le diverse istituzioni, Roma Capitale, Provincia, Regione, proprio per fare in modo che nessuno lavori separatamente, ma ci si possa confrontare nella reciproca autonomia per trovare i progetti su cui lavorare insieme. È importante perché noi possiamo fare di Roma un grande volano di sviluppo. Ne parleremo il 22-23 di Stati Generali e cercheremo insieme anche alla Provincia di Roma e alla Regione Lazio di fare in modo che questo territorio veramente riesca a essere un punto di riferimento per lo sviluppo non solo locale ma anche nazionale. Da parte degli industriali e delle sigle sindacali c'è grande attesa verso i progetti di pianificazione strategica per rilanciare l'economia. Il disegno di una grande area metropolitana presuppone un nuovo modello di sviluppo strategico della città, quindi oggi è importante peraltro che il Presidente della Provincia assieme al Sindaco Alemanno comincino a progettare davvero insieme gli assi portanti di questo sviluppo che è inevitabile per il nostro territorio. Roma può crescere solo se mette a sistema tutte le potenzialità che sono al di fuori del proprio comune e quindi crea davvero il modello che in altre grandi città europee si è creato, come in Francia, quella di Parigi, che è oggi una realtà di 400 comuni ed una grande entità economica che compete nel mondo. È utile questo tema oggi affrontato, il piano strategico, programmare in termini di area vasta perché ormai ci sono delle situazioni consolidate, penso alla mobilità, penso al tema dei rifiuti, penso al tema della casa, del lavoro, della scuola, dell'università, per cui occorre pensare, ecco, in termini larghi, ampi. Il metodo della partecipazione che è stato inserito e detto riteniamo che sia davvero utile perché altrimenti si scarica sui cittadini senza nessun confronto scelte che vengono dall'alto e spesso non rispondono a quelle esigenze. Secondo, c'è stata questa scelta sulla sostenibilità che è una grande sfida perché significa rimodulare sotto nuovi equilibri quello che era attualmente uno sviluppo fuori controllo di Roma.